Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Basket, la temuta goleada con la prima in classifica non c'è stata. Tramec ha tenuto testa alla corazzata Givova Scafati. Dicembre 2020 di Marco Raboni per TC100 Web TV. La temuta goleada che si preannunciava alla vigilia della partita con la prima in classifica Givova Scafati nel campionato di Serie A2 di basket. I guerciniani in questa partita hanno dovuto fare a meno di una pedina importante come il secondo americano Brandon Sarrot e la squadra in settimana ha dovuto fare allenamento con questa menomazione nell'organico, risentendo di questo fatto comunque. Ma nonostante tutto, Tramec 100 Basket vende cara la pelle. A palla 2 partono subito bene i guerciniani, che infilano subito punti pesanti che determinano il successo nel primo quarto per 27-18. Poi la mancanza di Sarrot e naturalmente la bravura degli avversari hanno preso il sopravvento sui guerciniani e dal secondo quarto in avanti i centesi cominciano a cedere il passo a Scafati. Secondo quarto dicevamo 33-37, terzo quarto 47-58, 64-74 il risultato finale. In questo quarto, come anche ha riconosciuto il coach di Scafati Alessandro Finelli, Tramec mette in serie difficoltà per circa 5 minuti dall'inizio del quarto, dall'inizio Scafati, ma un Thomas veramente sugli scudi, 31 punti per lui, tira fuori dalla sabbia mobile gli scafatesi. Prima di passare alle dichiarazioni in sala stampa vediamo un po' di numeri. Scafati migliore realizzatore, come dicevamo, 31 punti per Charles Thomas, 11 punti per Daryl Jackson e Riccardo Rosato. Per Tramec 100 vediamo al primo posto come miglior realizzatore con 21 punti Danilo Petrovic, 20 punti per Tekele Cotton e 10 punti per Capitan Alex Ranuzzi. Andiamo adesso alla sala stampa con le dichiarazioni nell'ordine di Alessandro Finelli, coach di Givova Scafati, e di Matteo Meccacci, coach di Tramec 100. Coach, possiamo dire 100 talismano, abbiamo detto una vittoria dopo la Supercoppa, una gara molto difficile, il suo commento sul match. Sì, intanto a 100 mancava il centro titolare, Sherrod, questo sicuramente ha agevolato il nostro compito, perché comunque mancava un giocatore di forte sostanza muscolare. E al tempo stesso Cento sta giocando una bella pallacanestro e l'abbiamo visto anche conoscendo, scoutizzando, una tre partite fa giocato a Napoli, una partita senza i due americani, senza Cotton, senza Sherrod, e se l'è giocata a Napoli, ha sempre avuto vantaggi tipo i nostri, abbastanza risicati, giocando in casa con 100 senza gli americani. Quindi sapevamo che Cento ha un impianto di gioco grazie al lavoro di Meccacci e dei giocatori pericolosi e ben amalgamati. Oggi in particolare ha messo Petrovic, che è uno dei migliori giovani under italiani di questa lega, ha fatto una partita di spessore. Detto questo, noi abbiamo avuto solo uno sbandamento all'inizio del quarto, perché così come è successo a Forlì, concedere 27 punti in un quarto è delittuoso per noi. Loro hanno tirato con buone percentuali, ma noi non siamo riusciti in quel frangente a tenere uno contro uno e a spendere i giusti falli, come era successo a Forlì. Non eravamo partiti male, eravamo partiti bene costruendo loro al time out, ma abbiamo forse pensato fosse facile, visto l'inizio, visto senza di Sherrod, ma siamo subito stati colpiti da uno sberlone e per 4-5 minuti abbiamo avuto uno sbandamento. Poi però da lì, toccando mi sembra almeno 10, adesso non sono sicuro di questo, da lì almeno 10 abbiamo ripreso a giocare in difesa principalmente e abbiamo lasciato
diciamo, molto poco a 100, e molto poco, difendendo in maniera brillante fino al termine della gara, lasciando loro 64 punti con i 27 del primo quarto, vuol dire meno di 50, meno di 47-48 nei successivi 30 minuti. E lì abbiamo vinto la partita. Abbiamo attaccato con una discreta lucidità anche la loro zona, proposta nel momento importante, siamo riusciti anche contro la zona ad andare dentro l'area con una certa continuità. Quindi si chiude questo 2020 con un'altra bella vittoria in trasferta, siamo contenti di questo anche perché si chiude anche un periodo senza il nostro Valerio Pucci, e quindi siamo desiderosi di tornare al nostro organico al completo, speriamo che avvenga prima possibile, proprio per riprendere anche gli automatismi che ci hanno permesso di fare bene dall'inizio della stagione, quindi avere una rotazione ampia con i lunghi in modo da dare il giusto riposo a Thomas e a Benvenuti e riportare Luigi Sergio nel ruolo suo naturale, che è quello di ala piccola, e in questo ruolo gli dà, nei minuti in cui gioca, una importante fisicità che ci aiuta sia a rimbalzo che in difesa, sia con sotto i 2-3 punti. E ci sono state tante piccole cose che magari non si sono viste oggi, magari rimane impresso il tabellino di Thomas, ma mi fa piacere l'impatto che ha sulla partita con il quarto di gioco Jackson, mi fa piacere la difesa che ha fatto Bernardo Musso su Cotton, perché ha fatto veramente un lavoro di alto profilo durante la gara, limitandolo, così come Antonino Sabatino, che è il nostro giovane under, che sta crescendo di settimana in settimana e ha giocato una partita, diciamo, solida nel playmaking, e questo per noi è un altro dato importante, così come la regia di Tommaso nei momenti importanti. Quindi andiamo via da questa trasferta e chiudiamo l'anno con delle buone sensazioni e ci prepariamo al derby con Napoli che aprirà il 2020. Per chiudere il 2020 e prolungare la nostra stagione positiva, però non è arrivata. Cosa è mancato oggi alla Benedetto? Ma secondo me alla fine la squadra ha prodotto un buono sforzo, soprattutto difensivo, perché comunque sia tenere il migliore attacco del campionato con un Charles Thomas formato, nel senso, immarcabile oggi. Alla fine abbiamo concesso 74 punti a una squadra comunque sia talentuosa. Chiaro, sapevamo che oggi, stante l'assenza di Sherrod, ma non deve essere un alibi, anche perché secondo me poi alla fine i nostri lunghi hanno battagliato, ci hanno provato, però chiaramente potevamo partire un po' di più dentro l'area. Abbiamo provato ad alternare difese diverse, abbiamo provato a così, diciamo, modificare qualcosa per mettergli un po' di ingranaggi, e forse questo alla fine è servito, anche perché insomma abbiamo avuto il merito di far arrivare una partita punto a punto, no, però insomma abbiamo riuscito un meno 13 fino a un meno 6, poi è mancata un po' di lucidità, però secondo me la squadra alla fine anche oggi ha battagliato in una giornata dove purtroppo siamo stati meno incisivi del solito, anche se alla fine abbiamo tirato il 31% nel tiro da fuori, ma a volte purtroppo, stante l'aggressività di Scafati, abbiamo avuto un po' meno fluidità, e lo dico nonostante comunque anche oggi 18 assist, che confermano quindi la qualità del gioco e ci confermano per adesso il reddito leader in questa speciale classifica, anche perché l'altra era Scafati e comunque ne ha fatti 12, quindi sicuramente diciamo abbiamo così aumentato questo dato. Però dobbiamo essere un po' più bravi nel momento in cui, e ovviamente c'è delle qualità, dall'altra parte c'è della grande qualità, però ci mettano le mani addosso, tendano a diciamo sì, romperci i giochi, tendano a pressare di più la palla, e quindi dobbiamo essere più bravi a trovare le alternative. Le abbiamo trovate nell'ultimo quarto, un po' rubando qualche backdoor facile dentro l'area. Chiaro che oggi era una partita un po' particolare perché
ci mancava un punto di riferimento dove appoggiare la palla dentro e quindi siamo andati a prendere dei vantaggi diversi. Poi alcune ingenuità in difesa, e ripeto, non parlo della qualità offensiva di Thomas, ma parlo che a volte ci siamo persi un paio di esterni, una volta Jackson su un blocco, un'altra volta Sergio dopo che si è aperto in angolo, una volta su una transizione. Onestamente Scafati è sempre stata brava a punirci, anche se alla fine non ha tirato con percentuali altissime, ma nei momenti in cui contava è sempre riuscita a rimettere quel canestro e a spezzarci l'inerzia. Però onestamente credo che la squadra oggi abbia prodotto un grande sforzo, ci sia stata e abbia confermato comunque sia il momento positivo a livello di Jonato. Per noi doveva essere un'impresa, l'abbiamo sfiorata, poi ovviamente è chiaro alla fine la mancanza di rotazioni, la mancanza di anche un po' la stanchezza su alcuni giocatori ha fatto sì magari di non essere perfetti. Però secondo me se riflettiamo ed impariamo dagli errori, non sempre, e lo dico con il massimo rispetto ai prossimi avversari perché noi adesso abbiamo un calendario orribile, però ecco, non sempre troveremo una squadra con queste qualità offensive, quindi dobbiamo ripartire da qua, dobbiamo continuare a produrre la nostra palla a canestro, dobbiamo continuare ovviamente a fare un passo dopo l'altro, un gradino dopo l'altro nella nostra annata. Poi mi piacerebbe, ma questo vale per tutti, fare una settimana dove alleno la squadra al completo dal martedì alla domenica. Lo so, lo dico sempre, prima o poi succederà, anche per statistica, però andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita.